Consigliere Enzo Di Mauro pochi giorni fa ha annunciato il proprio passaggio dall'MPA al gruppo misto. Abbandona il suo partito storico, di appartenenza storico, per passare appunto a un gruppo misto. Una decisione evidentemente polemica con quella che è la dirigenza del partito ACES. Sì, diciamo che oltre che a una parte polemica, anche una scelta sofferta. Non è stata per guadagnare poltrone o spazi vari, ma sicuramente era arrivato il momento a cui bisognava chiudere questa vicenda, nonostante io le abbia provate tutte, proprio per una questione di integrità morale, che sento di avere più di tanti altri. L'attaccamento al leader di riferimento D'Agostino, nonché con i rapporti di amicizia che ci legavano da antica data, per 12 anni abbiamo fatto come dire, un percorso insieme con tutte quelle che sono le tre file, le tappe che fin qui conoscono tutti, veramente con lealtà e generosità di entrambi. Poi, gioco della vita, non si sa per quale motivo, o perché il vero carattere è uscito dopo, o perché qualcuno si abbia messo nel mezzo o quant'altro, i rapporti sono cambiati. Siccome il nostro non era un rapporto politico, ma era un rapporto prettamente d'amicizia, ha prevalso quello che erano i giusti comportamenti. È venuto meno questo, è venuto meno anche il rapporto politico. Quindi diciamo che dovendo risalire storicamente ai motivi della sua decisione, tutto forse può essere fatto risalire al periodo della campagna elettorale, alle elezioni e quindi anche al rapporto che, come dice lei, si è deteriorato con il leader dell'MPA ACES, Nicola D'Agostino. Sì, tutto parte anche da lì, ma chiaramente c'era qualcosa che già bolleva in pentola. Io non avevo chiesto altro che avere un giusto riconoscimento sul territorio, proprio sul comune di Cireale. Non ho mai avuto velleità di scontri, di ricoprire altri ruoli, altre cariche politiche, ma se non quelle veramente per cui io me le sia guadagnate sul territorio. Con anni di battaglia, veramente di difesa del partito, della fede delle persone e quant'altro, credo che era un fatto quasi naturale, cosa che invece effettivamente forse per qualcuno non lo era, e a questo chiaramente sono subentrate una serie di mugugni, una serie di alternative che poi alla fine, come tutto in queste cose accadono, purtroppo c'è un capitolo fine. Ma io non mi sono arreso su questa vicenda, ho continuato comunque a permanere nel partito nonostante altri avrebbero pensato di mandarmi via. Con un'occasione importante che vede protagonista l'onorevole Calanducci, e in un momento storico della nostra vita politica subentra ad Antoni, che è stato come dire, defenestrato perché era incompatibile. All'elezione di Calanducci, la conferma come deputato, io mi avvicino a questa persona che chiaramente fa parte del mio partito, fa parte anche della mia città, e con grande entusiasmo per ricercare di riprendere un po' quella che era la linea guida del partito stesso e le iniziative che da sempre ho sempre portato avanti. La fase, diciamo, Calanducci, nel momento in cui lei si avvicina all'onorevole regionale Calanducci, poco fa ci diceva, vede la possibilità che all'interno del partito si apra la possibilità, come dire, di dar voce a chi magari non è allineato sulle stesse posizioni, diciamo, della leadership, corretto? Sì, sicuramente. Creare il pluralismo all'interno del partito credo che era un fatto importante, lo è per tutti chiaramente, ma in maggior ragione in questo caso che la vivevo in prima persona. Questo doveva permettere, se l'interlocutore era una persona politicamente valida, perché sul campo umano, professionale, di dignità indiscutibile, l'onorevole Calanducci è una persona che pochi possono avere come qualità veramente umana e amicizia e quant'altro. Sicuramente però non incide sul campo del rapporto della politica. Doveva essere una persona più determinante, più incisiva, con grande più entusiasmo, come effettivamente pensavo che lo sono io. E allora, avendo delle velocità differenti, dopo circa un anno ho tirato una linea, non era più plausibile mantenere questa posizione perché chiaramente non ci sono mai state delle manifestazioni in crescita di aggregazioni di altri consiglieri comunali, di veramente di creare quell'alternativa politica all'interno del partito. Capisco che ognuno ha le sue difficoltà e quant'altro, però nel territorio, laddove abita, laddove vive, sicuramente deve essere notevolmente più presente, in modo che altra gente come me poteva essere scontenti per altri motivi,
quella che era la leadership, come giustamente ha detto lei, del deputato D'Agostino, poteva trovare delle soluzioni nell'onorevole Calanducci. Questo non è accaduto, quindi alla luce di questo, siccome non posso frenare una mia azione politica che è alquanto incisiva sul territorio, nonostante che sia rimasto, come si dire, da solo, non mi potevo ulteriormente annientare, ho bisogno di riprendere le file. Ho fatto una riunione con i miei amici, col gruppo a cui io sempre storico a cui io mi riferisco, e abbiamo pattuito, abbiamo capito che effettivamente era più importante quello di fare una pausa di riflessione, mettersi nel gruppo misto e poi rivedere quello che sarebbero le prospettive per il panorama politico a 360 gradi. Ecco, appunto, Enzo Di Mauro porta con sé una dote consistente di voti, si tratta di uno comunque dei consiglieri più votati di Acireale, l'ultima elezione 303 voti. Inevitabilmente adesso si aprirà, come dire, il toto partito, nel senso che è inevitabile pensare a un Enzo Di Mauro comunque all'interno di una formazione politica più o meno, come dire, articolata o quant'altro. Si aprono diversi scenari. Ultimamente abbiamo avuto la creazione da parte di Miccichè e del consigliere Torrisi di Forza del Sud, si è Ferlito e altri consiglieri hanno formato Futuro e Libertà. Il PDL perde pezzi, quindi inevitabilmente magari chiederà la possibilità di un aggancio, ecco, di Enzo Di Mauro. Lei cosa ci dice a proposito del futuro? Al di là dei voti, che comunque sono dei parametri che oscillano in ogni consigliere comunale, si possono prendere 1033 voti, si possono prendere 100 voti. Questo dipende da come uno lavora, dalla gente, se insomma riesce a incidere nei confronti della popolazione, della cittadinanza. Ma sicuramente, al di là di questo, vorrei mettere a servizio di chi è poi alla fine si deciderà di farne parte, di un gruppo politico a cui darò lealtà, sincerità, onestà e soprattutto quella abnegazione che ho sempre avuto nel quello che è il ruolo da consigliere comunale, con grande fervore, con grande interesse, con un minimo di preparazione che ormai, voglio dire, dopo 15 anni di attività politica in prima battuta abbiamo già acquistato sul terreno che la gente ci riconosce. Il futuro di Mauro quindi potrebbe essere in altri partiti diversi all'MPA, ma la porta dell'MPA è completamente chiusa e se si è conclusa l'esperienza di Di Mauro con l'onorevole D'Agostino, oppure ci sono delle possibilità che in futuro cambi qualcosa, che in futuro Di Mauro pensi di ritornare? Ma intanto vediamo come andrà la vicenda del presidente Lombardo. Fino a prova contraria, per me è una persona rispettabilissima, mantengo la sua e mi onoro di avere la sua amicizia, salvo che la magistratura o altre faranno dei corsi che dimostreranno il contrario, allora a quel punto chiaramente vuol dire che uno era, vuol dire, legato a una persona che non conosceva in maniera approfondita, ma fino a quel momento mantengo questa mia privilegio, questa mia amicizia nei confronti di Lombardo. Ed è chiaro che anche questo può essere anche un anello di congiunzione eventualmente in futuro con il discorso del eventuale rientrare nel partito dell'MPA, voglio dire, ma con condizioni e garanzie particolarmente importanti e soprattutto per rivedere quali possono essere stati i fattori negativi della rottura nel rapporto personale, cioè nel rapporto proprio, come dire, da persone, ecco, al di là del soggetto politico, ma chiaramente da persone. Se si ha il coraggio e l'intuizione di affrontare un ragionamento su un tavolo, ma anche a tu per tu, perché sono state, prima di chiudere questa vicenda, sono state affrontate in tanti modi questo divario, no? Con il gruppo, con il gruppo consiliare, a singolo, con altri amici in comune, voglio dire, il percorso si è snaturato in tutti i suoi modi, ma non ha suscitato quello che poteva essere un vero e proprio chiarimento da dove ripartire, se non con delle basi così banali, così futili, che chiunque se ne sarebbe accorto che non regge il ragionamento. Allora, se ci sarà un chiarimento, chiaramente io sono disponibile, ma questa domanda non deve essere più rifatta a me, ma casomai deve essere rivolta al deputato D'Agostino.